Ciao e benvenuti qui nella nostra stanza degli orologi per una nuova puntata domenicale del nostro format Beato tra gli orologi, format in cui, come sicuramente saprete, andiamo a guardare e a valutare quello che le maison ci propongono sui loro siti internet, i loro prezzi, quelle che sono le novità, per poi magari vedere in futuro quali sono anche eventuali scontistiche all'interno delle boutique direttamente sul loro sito internet. Insomma, facciamo una specie di reaction a quelle che sono le presentazioni e anche il modo in cui si presentano le maison su internet e lo facciamo in questa nuova puntata tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Insomma, benvenuti o bentornati qui su Talk, dove parliamo di orologi, orologeria, storia degli orologi, ma anche di storie che grandi uomini hanno compiuto con i loro orologi al polso. E come ogni domenica, per rilassarci un po', per passare queste ultime ore della domenica sera prima di una nuova settimana di lavoro, io vi conduco con me all'interno dei cataloghi delle maison e, come avrete già visto nella copertina di questo video, oggi parliamo di una grande dell'orologeria, forse tra le maison più amate e tra gli orologi più ambiti, più desiderati e anche forse più difficili da acquistare a causa dei loro prezzi da parte dei collezionisti. Quindi, senza perdere altro tempo, andiamo a vedere il catalogo di Alange Izune. Andiamo. Bene, Alange Izune, che è un'azienda tedesca, come potete vedere, lo si legge subito, Made in Germany, Glashütte, dove peraltro siamo già stati, c'è stato Rosario invitato presso il Nomos Forum, Nomos che tra l'altro oggi ha posto il mio club campus, e che è la patria dell'orologeria tedesca, una piccola e romantica cittadina dove l'artigianalità, la manualità, e la fa ancora da padrona nel mondo degli orologi. Naturalmente Alange Izune non poteva non essere presente proprio a Glashütte. Allora, il nostro nuovo tempo, qui parliamo dell'Olimpo dell'orologeria, lo abbiamo sempre detto, lo continuiamo a dire, lo vedremo tra pochissimo, e in quanto Olimpo dell'orologeria, beh, non potevamo non trovarci davanti anche a dei segnatempo, come in questo caso, molto particolari, e come potete vedere anche con delle complicazioni particolari, che in questo caso io neppure conosco in realtà, perché questo deve essere un orologio digitale, quindi le ore, se digitale, c'è da premettere una cosa. Gli orologi digitali si chiamano così prima dell'avvento del quarzo, si sono sempre chiamati così laddove l'indicazione dell'orario era data da dei numeri non analogici, quindi con l'indicazione delle lancette, ma con dei numeri saltanti, un po' come per esempio le sveglie Tokyo degli anni 70 o anche semplicemente i cartelloni di un aeroporto o di una stazione ferroviaria a quell'epoca, con i numeri che ruotavano fino a dare il risultato finale. Quello è una visualizzazione digitale. Beh, questo qui dovrebbe essere proprio questo tipo di orologio. Quindi sono le 7:52 da quello che credo. Indicazione dei secondi a ore 6 con questo bellissimo e grande anche subcontatore. Poi questa dovrebbe essere la riserva di carica, o almeno credo, a ore 12. Poi vedo una corona posizionata a ore 2, probabilmente la corona dell'orologio, ma vedo anche un tasto, perché questo qui indubbiamente è un ripetizione minuti, ovvero di quegli orologi che con dei timpani indicano anche in maniera sonora l'orario, con dei rintocchi che possono essere ogni ora, ogni minuto, anche ogni quarto. Da cosa me ne accorgo? Innanzitutto dal fatto che per un orologio del genere, per una maison del genere, è molto probabile che in prima pagina ci sia un ripetizione minuti. In secondo luogo, perché c'è il tasto, normalmente proprio su questo lato pulito dell'orologio ci sono dei tasti o ci sono delle slitte per le ripetizioni minuti, ma in realtà
tutto lo si vede ancora meglio dai martelletti, eccoli qua, come potete vedere, sia uno sia l'altro, che vanno a sbattere, quindi vengono caricati dal tasto e vanno poi a sbattere per indicare ore, minuti e probabilmente quarti contro questo, lo vedete questo piccolo tubolare, ve lo faccio vedere meglio, questo piccolo tubolare qui, beh, questo qui non è altro che un anello dove il timpano, sbattendoci contro, produce un suono, il suono poi tipico di un ripetizione minuti. Quindi abbiamo tutti gli elementi per dire che dovrebbe trattarsi proprio di un orologio digitale ripetizione minuti. Però, detto questo, sarà veramente così? No, andiamo a vedere. Zeitwerk Minute Repeater, quindi ripetizione minuti, naturalmente perdonerete la mia pronuncia tedesca che non conosco, secondi a ore 6, ecco qui il martelletto che si carica e va poi, come vedete, a sbattere contro il nostro tubolare che produce appunto la risonanza, no? Per sentire questo calibro, ragazzi, mamma mia. Mi sono dovuto interrompere e adesso li vedremo meglio, ma insomma, calibri di un altro pianeta. Ok, quindi un bellissimo ripetizione minuti digitale, superbo, superlativo, non conosco abbastanza aggettivi per descrivere un'opera d'arte del genere. C'è anche da dire una cosa però, al di là di questo calibro, per esempio, che è stratosferico, quanto sareste disposti a pagare un oggetto del genere, un'opera d'arte del genere, anche perché poi magari esteticamente non è che debba necessariamente piacere a tutti. Però ecco, quanto sareste disposti a pagare? Io non so se ce lo dirà, ecco il calibro, incredibile questo calibro. Come i calibri, la maggior parte dei calibri di Alan Gizzone, è veramente fenomenale, un'opera d'arte. Una vera opera d'arte. Non credo che ci diranno quanto costano questi orologi. Vediamo un po': 18 carati in honey gold, platino oppure oro bianco. Vediamo questo qui in oro rosa. No, prezzo su richiesta, va bene, ma ce lo potevamo aspettare tranquillamente. Va bene, abbiamo fatto un approfondimento molto lungo su questo orologio che potrebbe anche chiudere la nostra carrellata sul Lange, anche perché le opere d'arte si commentano da sole. Io posso pensare di raccontarvi alcuni piccoli dettagli che magari non tutti conoscono, però insomma c'è poco da raccontare qui. Però detto questo, non perdiamoci d'animo, perché insomma il bello di queste puntate è proprio quello di andare a commentare quello che troviamo. Partiamo dal Lange One, che è anche forse il più famoso e più conosciuto tra gli appassionati, con questa grandata all'ora 1, insomma, no? Alle ore 13, il piccolo display dell'orologio, secondi piccoli e poi riserva di carica. In questo quadrante è molto asimmetrico, però anche tipicamente Lange, che è appunto qualcosa di estremamente riconoscibile, secondo me anche estremamente artistico. Poi ci sono vari tipi di quadranti, di colorazioni, ecco, come potete vedere c'è anche per esempio il Moonphase, il Moonphase, c'è poi il Tourbillon calendario perpetuo, il calendario perpetuo senza Tourbillon, GMT, insomma il Lange 1 è l'orologio di punta della Maison, perché forse un po' tutto nasce proprio dall'interpretazione degli orologi in questa forma da parte di Lange. Io vorrei vedere il più conosciuto, il più celebre, il più celeberrimo Lange, che è proprio questo qui. Eccolo qua, 45.700 euro per l'oro rosa, mentre l'esclusiva boutique in oro giallo ha il prezzo su richiesta. Poi abbiamo oro bianco, sempre 45.700 euro, e poi il platino e l'oro bianco esclusiva boutique invece con prezzo su richiesta. Comunque, insomma, parliamo di orologi da circa 45.000 euro, che è indubbiamente un bel prezzo per un orologio che, come vi dicevo, però ha caratteristiche
caratteristiche particolarmente eccezionali. Lavorazioni fatte a mano, calibri lavorati, assemblati a mano. Guardate qui che calibri, che opere d'arte. Queste qua sono orologi che vanno messi in una teca al contrario per ammirarne poi il movimento. Guardate qui con queste lavorazioni, perlage, incisioni a mano, Côte de Genève, e insomma qualcosa di bellissimo, ecco, c'è poco da dire. La grandata, tipicamente Lange, bellissima, a me piace tantissimo questa grandata. Insomma, questo Lange 1 che poi viene reinterpretato, viene declinato in tante varianti con diverse complicazioni. Per esempio, vediamo per curiosità il Moonface, se abbiamo anche il prezzo, giusto per capire un po' di che cosa parliamo. Prezzi su richiesta. È orologeria, è vera orologeria di lusso, questa è orologeria per pochi, ed è anche giusto che i prezzi anche molto alti di certi orologi non sempre vengano spiattellati là davanti, o no? È un po', io sono d'accordo un po' con questa politica del anche un po' dell'understate, cioè costano tanto, vieni in boutique, parliamone, provali. Chi può permetterselo? Io credo che debba vivere un'esperienza di questo tipo. Non tutti possiamo permettercelo, io indubbiamente neanche fra 5 vite, però nulla ci vieta, come dicevo, come abbiamo sempre detto, di sognare a occhi aperti. Lo scopo di Beato tra gli orologi è anche questo. Vediamo un po' se troviamo il prezzo, per esempio, del Minute Repeater, ma giusto per farvi capire quanto può costare una complicazione di questo tipo, ma credo che avevamo già detto prezzo su richiesta. Comunque, normalmente un ripetizione minuti di altissima gamma, come può essere Lange, costa più di qualche centinaio di migliaia di euro. Ok, quindi siamo più o meno nell'ordine dei 200-300 mila euro. Ora non lo so per Lange, parlo in generale, mediamente l'altissima orologeria, i ripetizioni minuti dell'altissima orologeria rientrano più o meno in questa fascia di prezzo. Zeitwerk, questo qui invece non è ripetizione minuti, non è tourbillon, questo qui, se vogliamo, è un orologio digitale semplice, per quanto, passatemi il termine semplice, in ogni caso molto molto bello. A me piace tantissimo, è veramente qualcosa di nuovo, o meglio, è una bellissima interpretazione moderna dell'orologio digitale. Mi piace tanto questo subcontatore così grande, ha la possibilità di essere così grande proprio perché l'indicazione dell'orario è dato dalle due finestrelle, no? Quindi bello questo design che osa. Ah, eccolo qua, meccanico e digitale. Come vi dicevo, digitale appunto indica proprio questo tipo di visualizzazione. Poi abbiamo il Saxonia. Forse i Saxonia sono anche tra quelli un po' più vintage, i Lange Zune un po' più semplici, un po' più abbordabili anche da parte degli appassionati. Vediamo se ci apre anche la pagina, perché non lo vedo convintissimo. Saxonia non ci piace. Vediamo un po' il 1815 invece. Sì, il 1815 sì. Va bene, guardiamoci un attimo questo, poi torniamo su Saxonia. Anche in questo caso orologi abbastanza semplici, quantomeno per il classico 1815. Poi ci sono i cronografi, il calendario annuale, insomma tante interpretazioni super belle, super complicate di questa orologeria. Però ecco, il 1815 nella sua semplicità, probabilmente anche con un prezzo abbastanza bugia, 33.300 euro, pensavo fossimo nell'ordine dei 20.000 euro, parliamo quasi del doppio, però ecco, magnifico questo qui in oro bianco, è di un'eleganza superlativa. Calibro, neanche a dirlo. Chissà lo spessore di questo orologio, se mai riuscissimo a vederlo, probabilmente no. Non mi sembra però un orologio super sottile, sottilissimo, pur essendo un orologio manuale. Qui non ci sono, insomma, rotori, non ci sono calibri automatici. Però ecco,
abbiamo visto in altre puntate di Beato tra gli orologi sicuramente degli orologi molto molto più sottili, e forse lo abbiamo visto anche recentemente con Ulysse Nardin, mentre non è il caso di questo Alan Gizzune 1815, pur non essendo un orologio manuale. Detto questo, rimane in ogni caso un magnifico orologio elegante, a me piace tantissimo. Poi ci sono le varie interpretazioni, questo per esempio, il chronograph, è uno dei miei preferiti. Adesso vi faccio vedere il calibro, è qualcosa di strepitoso. Non credo che in questa puntata le parole strepitoso e aggettivi simili ne abbia abusato fin troppo. Anche qui non ci sono i prezzi, però ecco, questo qui credo che sia uno degli orologi, ma anche uno dei cronografi in generale più belli mai realizzati, almeno dell'epoca moderna, ecco, diciamo così. Vediamo un po' se ci fa vedere questo calibro. Il sito di Alan Gizzune non risponde perfettamente, e questo insomma non vuole essere una critica, si tratta soltanto di un sito internet, però eccolo qua, vi faccio vedere questo calibro, vediamo se ce lo ingrandisce anche. È un calibro incredibile, come potete vedere, di una bellezza unica. E che cosa gli si può dire? Che cosa posso dire ancora? Ruota a colonne, eccola qui, ponti separati, regolazione naturalmente a collo di cigno, bilanciere con le masse inerziali, quindi a spirale libera, insomma. Qualsiasi altra parola sarebbe superflua. Possiamo parlare del design, può piacere o può non piacere, a me questo orologio qua fa impazzire, nonostante la sua asimmetria, però, come abbiamo visto, a cui Alan Gizzune ci abitua con ogni suo orologio. Vediamo un po' questo Saxonia, se riusciamo ad aprirlo. Dovrebbe essere tra i meno cari il Saxonia, non è detto che lo sia effettivamente, perché poi anche io non è che abbia grande conoscenza dei prezzi di questi orologi. Vediamo un po' se internet ci aiuta. Ed ecco quelli che sono i Saxonia di Alan Gizzune, anche in questo caso. Anche il datograph è molto molto famoso e molto noto, come il 1815 chronograph che abbiamo visto prima. Grandi complicazioni, grande bellezza, insomma, c'è veramente di tutto. Tra l'altro sto notando, e una delle cose che poi è tipica di Beato tra gli orologi, quello di scoprire delle cose che magari non immaginavo durante, diciamo, prima di andare a curiosare tra i siti internet delle Maison, è anche la grande varietà di stili e complicazioni da parte di Alan Gizzune, che pur essendo una piccola manifattura di altissima orologeria, beh, vedo che riesce a tirar fuori. Poi naturalmente la disponibilità sarà minima, certi pezzi saranno riservati a pochissimi eletti e tanti di questi probabilmente saranno solo su ordinazione con tempi di attesa lunghissimi, però vedo che hanno grande capacità di realizzare bellissime complicazioni, bellissimi design, molto varie tra di loro, nonostante poi la base molto spesso sia la stessa per Lange, eppure riescono a tirar fuori modelli tutti belli e tutti diversi tra loro, ed è una cosa che effettivamente non immaginavo così tanto, invece c'è davvero grandissima scelta. Allora, Saxonia Tin, sì, è quello che costa un po' di meno, naturalmente un po' di meno non significa che costa poco, 25.200 euro per il solo tempo in oro rosa 18 carati, però di questo orologio io vorrei capire un attimo insieme a voi i dettagli, ecco, vediamolo. Allora, mamma mia, che spettacolo, meno di 6 mm per il Saxonia Tin, quindi il modello sottile con calibro manuale, sempre la solita bellezza di Alan Gizzune, e poco meno di 6 mm è fantastico. 37 mm il diametro della cassa, 5.9 mm lo spessore, e lo stato dell'arte dell'eleganza attuale nel mondo degli orologi, qualcosa di incredibile, veramente fantastico. 30 metri di profondità, ma non credo ci vorrete andare a pescare polpi con questo orologio. Passo anse 19 mm, è bellissimo, bellissimo, incredibilmente elegante, giusto, bello, bello, bello come poche altre cose. Poi guardate questo Saxonia Tin,
prezzo su richiesta, questo immagino sia oro bianco, sì, oro bianco con questo quadrante che fa sognare, questo quadrante che richiama le bellezze del cosmo, dell'universo, probabilmente sono pietre preziose, forse avventurine, adesso lo andiamo a vedere, scusate un attimo, fatemi uscire, mi sto emozionando a vedere questa roba, vediamo un po', 39 mm, 6.2 mm, movimento manuale, dial color copper blue, ok, però mi sa che non ci dice di che cosa è fatto il quadrante, a meno che non sia semplicemente laccato, dipinto e lavorato, non necessariamente pietra, potrebbe esserlo tranquillamente, però non dice altro, quindi vediamo, sono veramente curioso di capire se questo è un orologio con un quadrante in pietra o se è soltanto stile. Solid gold, frame versions, così leggendo velocemente non ci trovo nulla di particolare, il movimento, no, ma potrebbe non essere una pietra preziosa, a meno che, come abbiamo già detto, Alan Gizune non ci voglia spingere ad andare in boutique per chi vuole e andare a scoprire dal vivo questo modello e magari scoprire anche che si tratta appunto di una pietra e non di un semplice quadrante lavorato, come credo alla fine, perché insomma mi aspetto che sia assolutamente pietra, una pietra, come spesso accade nell'alta orologeria, anche nell'orologeria meno alta, Rolex per esempio fa ampio uso di pietre, lapislazzulo, onice e così via. Richard Lange, questa è una collezione che invece non conosco, lo dico onestamente, non mi pare di averli visti, cioè li avrò visti sicuramente, però ecco, non sapevo facessero parte di questa particolare collezione che si chiama Richard Lange. Va bene, sono degli orologi. Qui vedo un ripetizione minuti, la slitta ore 9 come potete vedere, e questo qui un calendario perpetuo, tourbillon, insomma altre grandi lavorazioni della manifattura, va benissimo. Voglio farvi vedere però l'Odysseus, che probabilmente già conoscete, si è visto molte volte sui social questo orologio qui, è un design un po' più particolare, un po' più moderno se vogliamo, forse possiamo anche chiamarlo un po' più sportivo rispetto invece a quello che normalmente produce Lange, e lo vediamo anche dal bracciale in acciaio integrato all'orologio, sebbene sia integrato ma comunque la cassa conserva le sue anse, ed è un Lange che interrompe un po' la tradizione tipica della Maison, ma allo stesso tempo secondo me si rende molto interessante, al di là dei prezzi che non conosco, non so se capiremo di che prezzi parliamo, però si rende molto interessante perché secondo me apporta qualcosa di nuovo, di innovativo, di sportivo, che possa per esempio piacere a anche dei giovani o giovanissimi che possono permettersi un oggetto di questo tipo, e secondo me ecco, è una bella interpretazione del... mi piace come osa Lange con questo orologio, con questo disegno, con il suo bracciale integrato. Mi piace perché secondo me può avvicinare all'alta orologeria anche giovanissimi che hanno la fortuna di potersi permettere, insomma, un orologio di questo tipo. Non mi dispiace affatto, non è il Lange Zune che sceglierei, perché come sapete al termine di Beato tra gli orologi, e direi che al termine ci siamo arrivati tranquillamente, qui tanto ammiriamo questo calibro superlativo, io scelgo sempre un orologio che potenzialmente mi piacerebbe portare a casa. Non è facile questa volta, normalmente mentre registro la puntata di Beato dagli orologi e mentre guardo gli orologi poi ho subito un'idea chiara di quella che sarà la mia scelta, beh devo dire questa volta che Lange mi mette seriamente in difficoltà, non che io possa effettivamente scegliere nella realtà, però io se devo essere onesto ho un po' di difficoltà perché c'è il grande classico del Lange 1, c'è il Saxonia. Alla fine io credo proprio che sceglierei, e forse l'avevate già capito e diciamo che un po' ne ero convinto anche io, il 1815 Chronograph in oro bianco, quadrante nero, anzi no, forse oro rosa, no, oro bianco, quadrante nero,
che secondo me mi piacerebbe indossare proprio dal lato del movimento. Insomma, un orologio che probabilmente sognerò questa notte, e sarà una domenica notte movimentata, però è uno di quegli orologi che molti di noi potrebbero considerare tranquillamente un exit watch. Insomma, anche questa domenica sera abbiamo fatto un viaggio onirico attraverso l'alta e altissima orologeria, grazie a Alan Ghizzune, che fa sognare indubbiamente qualsiasi tipo di appassionato, e se non vi fa sognare forse dovreste cambiare passione. Battute a parte, credo che questa sia l'interpretazione più alta, una delle interpretazioni più alte di cosa significa la passione per l'orologeria, ma soprattutto la passione per quello che c'è dentro l'orologeria e che poi anima questi oggetti, che senza certe opere d'arte al loro interno sarebbero soltanto dei pezzi di ferro o magari di oro bianco. Io vi ringrazio come sempre per essere arrivati fin qui, e prima di salutarvi vi chiedo di dirmi che cosa ne pensate di Alan Ghizzune nei commenti, e vi do appuntamento ad una prossima puntata qui su Talk. Ciao.